tutti i materiali sono destinati a corrodersi più o meno velocemente. È chiaro che più durano e meglio è, e questo l'ingegnere deve rendersene conto, così come il progettista, e adoperare tutte le innovazioni o le conoscenze per poter allungare la vita, perché oggi il termine durabilità non è più un qualcosa di campato per aria, ma è una cosa che si ritrova anche sulle norme tecniche dei lavori pubblici. E quindi chiaramente bisogna, soprattutto nel caso dell'acciaio, che è un materiale molto molto resistente meccanicamente, ma ha come tallone d'Achille, diciamo, proprio la resistenza alla corrosione, bisogna proteggerlo dalla corrosione. E come? Creandogli una pelle. La pelle naturale, secondo me, dell'acciaio è utilizzare la zincatura. La zincatura ha un triplice effetto: un effetto barriera, perché isola dall'ambiente esterno, un effetto sigillante, perché nel caso in cui c'è una imperfezione del rivestimento i prodotti di ossidazione vanno a sigillare, e poi anche un effetto di protezione catodica, perché essendo un metallo meno nobile riesce a corrodersi lui e a proteggere l'acciaio. Quindi direi che è una soluzione ottimale. Tempi, durate, anche queste sono molto molto promettenti, perché quando si parla di velocità di corrosione intorno a un micron o due micron anno, negli ambienti più aggressivi, avere 100 micron di zinco di rivestimento o 200 vuol dire allungare la vita di 50-100 anni, e quindi è un ottimo, senza bisogno di interventi di manutenzione.